Sono Valeriano Falsini, sono nato alla Vecchia, Tregello, i 3-11-28. Il mio babbo faceva il venditore, andava a fare il mercato a Filine Valdarno e poi con il ciuchino gli andava a girare da contadini, capito? A portargli le pentole, i tegami e cominciai a corridarli ai di 46. Sì, sai, ero un po' a cepparello, sì, non sapevo correre, ero un po' fermo, insomma non avevo tante cose e feci un anno da allievi e poi da dilettante passai a Figline, fecero la squadra alla ciclistica figlinese da dilettante e vinsi diverse corse, successi che telefonò Girardengo a quest'Aquila di Montevarchi e risposi Losi se loro gli erano disposti a far passare professionista questo ragazzo, questo Falsini, capito? Si crede tutto entusiasti, guarda il Falsini, che avrebbe fatto la squadra con Vastenberg, con Impanis e con il vecchio Scotte, tutti i belgi. Poi si fece il giro della Toscana il 16 aprile. Anche lì mi scrisse Girardengo, dice, guarda, arrangiati da te Valeriano, tu sei in Toscana, perché Vastenberg non può venire a fare il giro della Toscana, perché gli è lungo e duro, gli era oltre 300 km. Insomma, si partì da Firenze e si fece tutta sotto l'acqua. Una sera, dietro c'era a giocare a carte con quei ragazzi e venne Felsi e disse, oh Valeriano, guarda, e c'è Fausto là, eh? Dice, sì, allora lo voglio provare. Allora gli dissi, oh, piacere di averla conosciuta, signor Coppi. E lui mi disse, da ciclisti ci si dà di tu. Io quando andavo in bicicletta, che mi mettevo i pantaloni e la maglia e la bianchi, avevo le macchine dietro a vedermi, era impossibile, e gli facevo, oh ragazzi, se voi volete passare, passate. No, Valeriano mi diceva, stare dietro a te mi sembra di essere dietro a Fausto, non me lo dite, dove andiamo, se arriva a Montevarchi si paga il caffè.